Nuovo oppure per la prima siamo volta. Siamo live. A questo punto tutto può essere. Oggi dirò tipo 10.000 volte siamo live. È che non ti sento. Siamo live. Siamo risorti, siamo risorti. Dicono dalla, raga, il pubblico ci suggerisce. Eravamo live, risorti. I poteri forti ci stanno. Non lo so. Siamo là. Chiediamo ufficialmente al pubblico in studio che ci segue anche su Twitch. Regia, siamo live? Boh, da qui sembra, però da... No, sì, siete live. Siamo live, bene. Su. Non sappiamo... Ripetiamo. Non sappiamo per la prima volta. Ripetiamo. Siamo live, anche se vedo delle facce strane dalla regia, quindi io non so se andare avanti con questa sì, cosa sì, di sì, Twitch. Siamo, andiamo avanti, siamo, possiamo andare. Siamo. Ok, benissimo. Dicevamo. Dicevamo. Non so se dobbiamo ripetere tutta la faccenda di Elon Musk, che ha comprato Twitter esatto, e è arrivato esatto. Col lavandino in sede e ha licenziato qua... Più o meno la sinossi è questa, no? Ha licenziato i primi 4 manager dell'azienda e stavo dicendo io non ero diciamo sono un pelo preoccupato, ma non per la piattaforma, per quello che farà, cioè, al di là di quello che succederà nella piattaforma, perché ci saranno probabilmente più libertà di dire quello che ci pare anche okay. Però cioè a parole dicono tutti tante cose, bisogna poi vedere esatto. Nei fatti davvero che cosa accade. Come disse un poeta moderno, fatti, non prugnette. Io ho sempre pensato non prugnette, invece non pugnette. Vabbè, no, la cosa che mi lascia un po' perplesso è il fatto che è tutto concentrato nelle mani di una persona, perché poi lui è il principale proprietario in questo sì. Momento. A differenza di prima, dove il... Prima era spartito. Okay. Sì, era quotato in borsa, era un po' divise le azioni, okay. Eccetera. Adesso il principale, forse quello che ne aveva di più è il 2%, cosa del genere. Adesso il principale proprietario è lui e sinceramente non è che sia un grande auspicio. Però. No, infatti. Vabbè, come ti avevo detto, nel senso io che non lo uso molto, a differenza tua, magari non so cosa. Magari io non lo uso, adesso potrebbe non lo uso più. Migliorare o peggiorare perché. Ma allora la verità è che non lo uso più, anche perché onestamente non è che ho degli amici che lo usano o ho delle connessioni, cioè okay. Lo usavo magari per tirar fuori delle notizie, sì, curiosare un po' e avere info, anche perché non so, magari tutti i politici lo usano e eccetera eccetera. E quindi io avevo un po' provato a usarlo, ma poi ho piantato perché lo usano tutti i politici. Ma io adesso uso TikTok. No, e l'altra cosa che ho letto è che anche le altre big sono calate nell'ultimo trimestre. Facebook è calato vertiginosamente e infatti sembra che abbia dei problemi con i boomer, no? A riferire con gli altri. No, più che altro, no, sai cos'è il problema? È che non vedo grande futuro, cioè anche secondo me Amazon, ok, non ha fatto gli utili che ha fatto l'anno scorso, sì. Piuttosto che magari è andato in cioè non lo so, però vedo un futuro per Amazon, no? Non, al di là che un'azienda poi a un certo punto può crescere meno, in una certo, fase espansiva, certo. Poi a un certo punto di stallo, come può essere per Netflix per esempio, però vedo un futuro per Amazon, cioè per Facebook in questo momento onestamente io non lo apro da non so quanto, no, cioè ogni tanto apro giusto per vedere che se qualcuno mi ha scritto, ma guarda, io ho sempre più amici che tolgono l'account per il compleanno, neanche più per quello, guarda, neanche io più ogni tanto sì, però per esempio io ho sempre più amici che non hanno più l'account di Facebook, vedi? Cioè dicono no, ma io non ce l'ho, vabbè che Instagram è legato, cioè è sempre Facebook, è sempre Meta, sì chiaro. Però è proprio un concept diverso. Cioè in generale non vedo, cioè anche per Instagram non è che vedo tutto questo gran futuro, mi sembra abbastanza stabile in questo momento. Cioè sta provando a rincorrere un po' TikTok, sì, ma adesso sì. Non è che... È nel momento un po', secondo me, saturo, sì. E infatti crescono magari, sai, TikTok, poi con l'arrivo di BeReal, tutte queste cose un po' così. Non mi sembra. Boh, vedremo chi vedrà. Regia, ma tu hai la sigla pronta? Questa se è una domanda va, da sì. Un milione di dollari. Se va, proviamo a vedere se abbiamo la sigla. Yes. E se ce l'abbiamo, la lanciamo adesso. Yo. Sono due sigle che vanno contemporaneamente. Ma siamo tornati per parlare insieme al giornalista Felice Informato, che oggi inauguriamo una nuova rubrica, i consigli di Felice Informato, una rubrica pensata per voi amici da casa, per consigliarvi libri, film e serie TV, per non lasciarvi in balia delle infinite proposte presenti sul mercato, che sono davvero tante.
È vero, caro Alessandro, perché si sa, avere troppe responsabilità porta alla non scelta. Allora, da dove vogliamo partire, signor signor informato? Da un film potremmo partire. Guardi, a proposito di film, ne ho visto di recente uno pazzesco. Oh, bene, bene. Un film incredibile, vi tra inchiodati alla sedia. Non riuscirete a staccare gli occhi dallo schermo. Pensate che addirittura le persone vengono fermate dalla polizia per strada se escono dopo aver visto il film. Ma in che senso, scusi? Perché sì, si è talmente presi che il battito delle palpebre durante la visione viene ridotto del 95%. Un record che ancora non è stato stabilito, ma solo perché non è stata creata la categoria e perché necessita di attrezzature molto costose. Per la rivelazione del battito delle palpebre. E tutte le persone che finiscono di vedere il film, sembra quindi che si siano fatte una canna, pazzesco. No, sì, no, andiamo avanti. Cioè, ci racconti magari qualcosa di più su questo film? Beh, che dire, talmente bello che mancano le parole per descriverlo. Caspita. Questo è un altro effetto collaterale che viene riscontrato, pensi, dal 93% delle persone che guardano il film, la perdita momentanea della parola. Ah. Un film così incredibile, assolutamente lo consiglio a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Mm-hmm. Sì, no, va bene. Ma cioè, nel senso, cioè, ci può dire qualcosa di più? Perché non è che sicuramente sta un film di altissimo livello. Il regista si era già fatto notare a Cannes l'anno scorso, presentando un lungo metraggio applaudito, pensate, per ben 45 minuti. Vabbè, ma mi sembra un tempo, signor informato, mi sembra un tempo un po' eccessivo. Cioè, sembra tanto, ecco. Addirittura, pensate, il primo caso di intervento di primo soccorso durante la proiezione di un film a Cannes. Per eccesso di microcircolazione. Alle mani. Questo vi fa capire quanto sia necessario per voi e per la vostra vita riuscire a vedere questo film. No, ma sì, va bene, senta, signor informato, ma lei è sicuro di questa cosa dell'intervento? Assolutamente, caro Alessandro, so che può sembrare pazzesco, ma è proprio... No, ma è un po' anomalo, cioè non ho mai sentito di questa possibile complicanza. Proprio per questo è una pellicola che va assolutamente vista, un capolavoro della settima arte. No, ma sì, senta, ma allora, cioè, per favore, però può dirci magari un motivo, no, per vedere questo film? Beh, ma certo, l'attrice protagonista è Tracy Fiennon. No, scusi, non si è capito, no, non credo che a casa abbiano capito. Tracy Fiennon. No, ecco, no, non so, non riusciamo a capire il nome. Ma è famosissima. Nome. Sì, ma non lo mettiamo in dubbio, Kefan, però anche dalla regia mi fanno cenno che non si è capito. È la stessa attrice che ha fatto Rise of Zoe Wong. No, non si è capito nemmeno questo titolo. È un film anche questo famosissimo. No, ma non lo mettiamo in dubbio, però vabbè, ma andiamo avanti. Andiamo avanti? Sì, ma diamo qualche informazione. Siete sicuri? No, se no mi soffermo, no, perché avere chiaro i nomi e i titoli è importante. No, ma guardi, non si preoccupi. Come riferimento. Ma non si preoccupi, andiamo avanti, signor informato. Ma posso sicuramente dire che da come se ne sta parlando anche prima dell'uscita di questo film... Perché escono sempre i rumors, no? Le indiscrezioni per voi del settore, immagino. Esatto, e devo dire che quello che sentivo mi stava già facendo volare. Ah. Perché davvero la potenza di questo film non credo abbia precedenti. Vabbè, ma a parer suo è molto bello questo film, lo abbiamo capito. A tal punto che aggiungo che io ho provato a vedere se effettivamente funzionava. Ma in che senso, scusi? Ho provato a mettermi sul balcone di casa mia. Sì. Sopra il parapetto. Lei si è messo sopra il parapetto? E mi sono buttato giù. No, ma in che senso? Cioè, lei si è messo in piedi sopra il parapetto e poi si è andato giù? Esatto, perché così... Ma perché, signor informato? Per vedere se riusciva a volare. No, vabbè, ma signor informato, è un... E ho scoperto che in realtà questo film non fa volare. Quindi... No, ma signor informato, penso, è un modo di dire, cioè non è... Ora che ci penso, questo film è una merda. No, signor informato... Questo film è una merda! Signor informato, guardi... Allora, mi hanno fregato, ma nessuno, bastardo! Ma nessuno l'aveva detto di saltare giù. Siete delle merde! No, ma signor informato, non c'è bisogno che si scaldi così, però. Mi avete fatto passare un mese in ospedale, no, pezzi di merda! Ma che piano abita, scusi? Siete delle merde! No, signor informato, però regia, cioè così non va bene. Andatevi a nascondere! No, regia, per favore, chiudiamo qui perché... Abbiamo questo mix di Non ho sigle. Capito come si fa, raga, cioè ditemelo. Ma sai che
Può essere una nuova, una nuova sigla. Una nuova sigla. No, non credo che YouTube a questo punto riuscirà a capire quale sigla, quale canzone abbiamo messo. YouTube, cioè, togli questa roba. Qui faccio un reclamo che... Pensa se YouTube riesce a azzeccare tutte e due le canzoni. Dici? Sarebbe veramente un algoritmo incredibile. Beh, farei complimenti a... A YouTube. A YouTube. A signor YouTube. Assolutamente. Al signor YouTube serve fare i complimenti. Ma ti ricordi ti ricordi che settimana, no, due settimane fa parlavamo, sì, parlavamo di che l'arrotino mi aveva inseguito, no? Ti ricordi? Sì, 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 mi ricordo che mi aveva, giù in Sicilia, sì, mi aveva seguito da mia zia, no? Sì. A Canicattì. Ah, è vero, è vero, sì, è vero. Che ti... Alla fine l'avevo svangata. Ok, sì, 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 è vero. Che avevo fatto quella cosa che... Bella storia, peraltro. Bella storia. Divertente. Assolutamente. Che avevo fatto anche la voce quella, no? Avevo cambiato la voce. Ah, sì, che avevi cambiato la voce. Anche perché, comunque, cioè, facile, nel senso, imitare gli altri, no? Cioè, sono bravi tutti. Cioè, imitare te stesso. Imitare te stesso, cioè... Non è una cosa... No, cioè, ero lì che facevo... Facevo finta, no, di fare... Sì. Come... Comunque, storia bellissima, lo possiamo dire. Assolutamente. Possiamo dire, storia, cioè, era proprio stupenda. Non so come dire. Coinvolgente. Bravo. Coinvolgente. Allora, abbiamo... Comunque, l'avevo svangata, sì, anche grazie, no, a questa tattica, beh, che mi ero messo... No, l'arte del camuffamento. L'arte del camuffamento. Allora, mi è venuto in mente perché... Cioè, quante volte capita che... No. Un sacco, cioè, ma proprio che hai, magari, sai, quella persona che dici, che la incontri, dici come stai? Come stai? Bene. E si impianta lì, no? Quindi tu alla fine ti trovi sempre. No, più che altro poi, no, sai, non sai mai l'altra persona come può salutare. Cioè, non so, se quelle situazioni di imbarazzo che tutti vogliono evitare, no? Quindi è un grosso problema, no? Quindi. Ho pensato, beh, diamo qualche informazione, qualche tips ai nostri... Sì, ma perché comunque può essere qualche consiglio utile per chi ci ascolta. Esatto, no? Esatto. Può capitare, no? Capita a tutti di vedere quella persona lì e alla fine, cioè, non si sa mai che cosa cavolo fare. Esatto, allora, assolutamente. Allora, cosa facciamo? Oh, io adesso vi do questa informazione, però ragazzi, cioè, mi raccomando... No, Ale, cioè, vai tranquillo, rimane qui tra noi. Ok. Tranquillo. Oh, io ve lo dico, però, perché poi diventa mainstream, no, non lo sapete, no, come, no, vanno, no, queste cose. Vai. Che poi tutti lo sanno e quindi lo fanno, no, tutti. Tu vai. E diventa... Tu vai tranquillo. Vabbè. Allora, che cosa fare? Tu stai camminando, situazione. Sì. Situazione. Allora, tu stai camminando per strada. Ok. Vedi che c'è questa persona che tu non vuoi assolutamente vedere dall'altra parte. Che vuoi evitare. Classico. No. Allora, classico. Allora, tu cosa fai? Oh, mi raccomando, Vai, io lo dico. Vai. Allora, tu dici, va bene, l'ingenuo cosa farebbe? Starebbe, no? Sul lato, testa bassa. Testa bassa, no? Fa così, no? L'ingenuo. Chiaro. Cioè, invece cos'è che devi fare tu? Prendi e attraversi. Genio. Allora, cioè, se tu fai una cosa del genere, cioè, capito che... Cioè, l'hai già risolta, no? Sei a posto. Prima ancora di... Cioè, tu attraversi, a quel punto, l'altra persona... Perché? Ma perché fai questa cosa? Perché l'altra persona, mica non ti ha visto. Esatto, no? Cioè, sì. Non è che è nata ieri. Anche perché, cioè... Se fosse nata ieri... No, cioè, fosse nata ieri, oggi non camminerebbe, no? Cioè, sarebbe dentro la culla. Anche perché, nel senso, cammini più o meno quando hai un anno. Capito? Cioè, quindi se è nato ieri, non può camminare oggi, sta, no? Camminando, quindi ieri non è nato, almeno è nato un anno fa, almeno. Ok. Quindi tu attraversi... No? Allora, tu a quel punto cosa fai? Oh, mi raccomando, raga, cioè... Vai. Allora... Gli vai incontro, cammini, sì, gli vai incontro, sì, e a un certo punto, no, fai... No, vabbè. Cioè, hai capito? Allora, vabbè, cioè, se tu fai una cosa del genere, ma ti do la chicca. Vai. La vuoi? Sì. Allora, tu cammini, fai così, ma fai anche... No, che bomba.
quella, no? Cioè quella mano tipo, tipo metà viso, tipo i paraocchi dei cavalli, no? Che bomba. Che tu a quel punto, che bomba, dici, cioè, che è, cioè, fatta, no? È fatta, cioè, lui ovviamente, tu gli passi di fianco, lui non ti vede perché hai la mano così, cioè, assolutamente, sei messo così. Sì, sì, sì. No? Che può sembrare una cazzata. Invece ma possiamo invitare il nostro ospite di oggi. Posso, secondo me, posso fare una domanda? Sì. Ma la pasta? La pasta, abbiamo già parlato della pasta. Lo so, per questo vogliamo No, tutto a posto. La pasta, tutto a posto. Allora, io continuo a mangiarla. Tutta pasta. Sì. Tutta pasta. Le mezze maniche. Mamma mia, mi metti per favore il No, non me lo metto. Dai. Anzi, mi metto gli applausi. Le mezze maniche. Sono cazzo divertente. Grande regia. Le mezze maniche. Le mezze maniche. No, gli spaghetti. Sai che comunque, al di là di tutto, è da un po' che non mangio spaghetti. Io sai che li ho mangiati oggi alla chitarra. No, veramente? Cosa vuol dire gli spaghetti alla chitarra? Praticamente lui era lì, era la chitarra e mangiavo gli spaghetti. Io non capisco mai se voi, cioè, io non vi capisco, mi dispiace, prego. Boomer. Comunque è un tipo di pasta. No, me la segno. Però adesso, ridendo e scherzando, sono veramente fatti con una chitarra. È il tipo di pasta? Allora sono una chitarra, non è lo spaghetto. Sì, però c'è proprio una chitarra apposta per farli. Cioè, non quella che suoni, ma è una... Adesso non so bene come sia fatta, ma è proprio una chitarra. Quasi inutile, che perché sai. Approfitteremo di questa cosa. È figo però. Perché lo sai? Okay. Perché me l'hanno detto oggi i miei. Ah. Comunque, se no non lo sapevo. Chitarra per pasta, scrivo. Per... loro ce l'avevano pasta. Una volta. La chitarra per fare la pasta? Sì. O la pasta per fare la chitarra? Ma ho capito qual è. Era tipo... Fa vedere? Vediamo. No, vabbè, non so, amici fantascoltatori, non potete saperlo. Cercate. Ma tu ce l'hai internet chitarra lì? Chitarra per la pasta. Chitarra per la pasta. Praticamente è una sorta di piano chitarra in legno per la pasta. Con due due cose in legno con i fili tipo la chitarra. Ma cioè sì, con c'è le corde. Anche Masterchef. C'è anche Masterchef? No, non lo so, però mi piaceva. E tu praticamente hai tutte le corde, tu praticamente fai passare la sfoglia di pasta e automaticamente le corde tagliano la pasta a lunga. Ah, tipo un serial killer. Un pasta killer. Grazie. Poi abbiamo fatto questa, abbiamo fatto del servizio pubblico oggi. Sì, ragazzi. Senza prendere canone, possiamo dire questa cosa? Ragazzi, piccola frecciata. una piccola frecciata al nuovo governo. Se vogliono sovvenzionarci, lo faremo. Assolutamente, assolutamente. Detto ciò, possiamo invitare l'ospite di oggi. Il nostro ospite. Invitiamo il nostro ospite, Alessandro. Non lo voglio dire perché ha un cognome... Villagran o Villagran o Villagran, allora. Decidete voi. Dipende. Decide lui. Accento lo dici, se veneto, spagnolo. Villagran è milanese. È milanese. Sì, sì. È pota Villagran. Villagran. Napoletano come lo direbbe? Villagran. O Villagran. Due N. O Villagran. Villagran, sempre tu. Sempre tu sei Villagran. Grazie ragazzi. Oppure i nostri amici Tony e Ciccio direbbero: Inga Villagran. È arrivato Alessandro Villagran. Villagran è arrivato. Villagrano. Minchia, Villagran è arrivato. Hai quanti contanti hai in tasca? Domande sensibili. Non lo so. Devo vedere. Guarda, niente. Comunque, privacy, potrai tenerne fino a 5.000 nel caso tu volessi andare in gioco con 5.000. Non era 10.000? No, hanno mediato. La Meloni ha mediato 5.000. Si sono accorti. D'altronde chi non va in giro con 5.000 euro in contanti in tasca? Non voglio dire nulla. Ma infatti prima ho detto magari offro l'aperitivo ad Alice, no, certo. Ho detto porto 5.000 euro. Certo, non faccio bene, molto bene. Che un aperitivo costa 2.500. Ah no, perché pensavo dicessi perché Alice mangia tanto. Alice, perché non è vero. Perché mi hai preso? No. Al massimo bevi tanto. Ma infatti... Bevo sì, mangiare non mangio tanto. Ma infatti Alice quando mi ha visto arrivare con questa ha fatto gli occhini tipo gli pizza. Dolci una perché pizza. Pensava fosse la pizza. Sì, molto.
E invece no. Invece no. Invece pasta chitarra. Era già... È un po' indigesto da mangiare. Se, non si può, non, si può, non è commestibile. Questa nuova pizzeria dell'universo. Vero, bella, bella questa. Bella. Dov'è? Bella. Ma di dov'è? Ma di dov'è? La pizzeria Universal. Cioè, è qua Cinisello, la pizzeria Universal. Mi verrebbe la battuta stupida, è Universal. Boh! Voglio il C. Vabbè, però io lo faccio solo le battute che mi piacciono o quelle che brutte. Di solito quelle brutte. Vabbè, brutte, questa era carina. Abbiamo apprezzato, abbiamo apprezzato. Sei troppo, fin troppo brava, questa era veramente una merda. No, ma noi guarda, noi non buttiamo via niente. Esatto. Qua teniamo tutto, perché la soluzione migliore è sempre la più semplice. Ormai lo sappiamo. Adesso me lo tatuo. Te lo pago io con i 5.000 euro. Con i 5.000 euro, grazie. Nel caso, oh, se per, oh, ti immagini, no, non accettiamo contanti, solo pagamenti. Che in realtà poi per chi viene dall'estero è ancora più alto, già adesso non voglio dire fesserie, no? Il limite dei contanti? Esatto. Ah, questo non lo sapevo. Sì, esatto, non è 1,99 che era, ma era tipo 9,99 adesso, ah, non voglio dire fesserie, ah, però è sicuramente di più. Bene, insomma, si scoprono sempre cose nuove, ragazzi. Sì, sì, infatti. Allora, Alessandro Villagran. Eccomi qua. Come stai? Ormai sono sempre bene. Qua. Sei sempre, esatto, qua. Quante puntate hai fatto? Non del tuo programma a questo punto. Diciamo 3 in breve. Quindi. Il tuo programma partirà tra 2 settimane, verosimilmente. Esatto, esatto. Esatto. Intanto... Questo era uno spoiler, perché non lo sapevo. Ma come non lo sapevi? Te l'ho scritto oggi. Ma è già stato detto in qualche diretta? Sì, abbiamo l'esclusiva. Da... Okay, no, vabbè, dai, vabbè. Siete arrivati dopo. C'è chi mi ha pagato di più. Cioè, qualcuno sempre in contatto. Ma perché non c'erano, ha alzato adesso il tetto, non potevamo, esatto, capito? Esatto. Infatti mi hanno fatto un bonifico. quindi tra 2 settimane e verterà sulla musica, quindi sulla chiunque musica voglia interagire, raccontare concerti o cose che ha visto. Tra altre cose metteremo tutte le settimane una playlist e poi andremo a parlare di quello. E chi vorrà fare commenti, non so, o altro, libero di farlo, libero di scrivere, libero di venire in puntata. Bene. Tra le altre cose voglio chiedere come sta andando la tua... L'IP. Il mio IP. L'IP. Oh! Gli applausi, grazie ragazzi. No, sta andando bene. Sono contento, ho ricevuto un bel po' di feedback positivi. Gente che riconosce, cioè, questa è la mia preferita. No, una l'ho sentita anch'io. Sì? Adesso non mi ricordo il titolo, ma ho apprezzato una cosa. Che diciamo, nonostante il genere verte intorno al rap, non si parla delle solite stronzate. Ah, beh, questo, ma da Denver, questo è una garanzia. Questo è uno dei complimenti più belli che abbia ricevuto fino ad adesso. Questo quindi... perché in realtà Denver è una montana. Questi piccoli riferimenti culturali, diciamo. Culturali, che tra l'altro, questa non te la metti questo lo su questa? Chi ti ha ispirato? Anna Montana. Anna Montana, ognuno assolutamente. Beh, assolutamente. Ragazzi, ognuno ha i suoi miti. No, assolutamente. Io ho un amico che colleziona dischi di Britney Spears. Beh, ma scusa, Max Martin, vogliamo parlare, cioè Max Martin ha prodotto l'inverosimile, il top, cioè tutto quello che è arrivato in cima alla lista mondiale è prodotto da lui. Dai. Questa è la lezione che ci facevi a casa tua. Te l'ho già detto questa. Ecco, un giorno che eravamo a casa tua, tipo. Può essere. A casa mia. Sì. No, scusa. A casa di qualcuno. A casa della Dani. A casa della Dani. Può essere. Che ci parlavi di Max Martin. Sì, perché io vado a cercare un po' a capire chi è che fa che cosa. E ho scoperto che Max Martin, a partire da Britney Spears fino ad arrivare all'ultimo dei Coldplay, passando per i Weeknd. Non so come si dica. Weeknd. The Weeknd. Li ha prodotti lui. Diciamo che non è proprio un... Non è l'ultimo arrivato. No, diciamo che non è proprio un produttore che incontra i miei gusti, forse. Non ti piace? Ma beh, l'altro, vabbè, è un genere pop, chiaramente se uno dice, mi piacciono Pink Floyd, ok. No, no, però sai cosa, allora, in questa settimana c'è la ricorrenza di 1999 di Prince, disco 40 anni. Cioè, quello è un disco pop, ma un disco bello, un disco fatto bene. C'è Britney Spears, te ti riascolti adesso One More Time, cioè dici è di un vecchiato male che fa paura. Quello lì di Prince invece
vabbè, stiamo parlando proprio di due, Serie A e Serie C, quindi forse sto esagerando io. Però, insomma, dai, diciamo che... Ma io non lo... A me piace, cioè, nel senso, non è il mio genere, nel senso che, non so, adesso anche, come si chiama, Katy Perry, per dire, non è che ascolto tutti i giorni Katy Perry. A me piaceva le medie. Ti piaceva? No, però in realtà, vabbè, è una musica... Allora tu sei Katy Perry. Tu sei Katy Perry. Katy Perry. Tu sei Katy Perry. Però in realtà apprezzo il lavoro che c'è dietro, poi magari non lo ascolto, come magari apprezzo, per molte volte l'ho detto, apprezzo magari la musicalità di Sfera Ebbasta, però poi cioè, in realtà io non è che ascolto Sfera Ebbasta, apprezzo magari la musicalità. Dai, di la verità che bisogna parlare bene di Sfera Ebbasta, perché siamo a Cinisello. No, beh, così, guarda, come dici tu, poi nel rap i testi, insomma... almeno quelli più in voga lasciano spesso un po' desiderare. E... No, più che altro sono monotematici, cioè non hanno inventato niente e inoltre continuano a... Apprezzo di più chi fa testi diversi, cerca di diversificarsi rispetto a... No, ci sta, ci sta. No, ma più che altro negli ultimi anni c'è sempre stata molto la ricerca della melodia che del testo. Che del testo. Perché comunque ci si accorgeva che nonostante magari scrivessi due parole messe in croce, se facevi un testo, una melodia orecchiabile, soprattutto un ritornello forte che la gente canta, andava via. Ma infatti guardate che, parlando poi del disco che unboxeremo tra poco, loro sono famosi perché i testi non hanno senso. Non hanno senso, però creano una grossa musicalità e quindi hanno avuto un successo, cioè te li canti, certo, ti rimangono in mente, ma poi ci pensi, non significa niente il testo. Certo. Scusa, ma allora unboxiamolo adesso, mi è venuto la signori, è giunto signori, il momento di unboxare. Il momento. Tra le altre cose vorrei dire due cose. Vai, che tutto quello che vuoi. Di solito non li compro su internet i dischi, mi piace comprarli live perché... C'è figo, cioè, nel senso, ma arriva a casa. C'è più sinergia. Bravo, diciamo, arriva a casa sto pezzo di cartone. Chi è che te l'ha portato? Non conosci neanche il fattorino. Glovo. Esatto, Glovo, esatto. Oggi non ero a casa, quindi ho dovuto chiamarla vicina. No, quindi non l'ha neanche ritirato, non ha neanche visto chi è che gliel'ha portato. No, ragazzi. E niente, quindi di solito non è mio uso. E di solito è mio uso aprirlo in 5 secondi. Oggi ho dovuto resistere perché dovevamo fare la puntata. Ho detto tanta lo roba. Questo ragazzi, tu pensa, io non ho resistito. Rispetto. Io non ho resistito questi 5 minuti neanche. E già ho detto, dai, apriamo subito queste qua. Hai bisogno di carta? No, ce l'hai già, forbici? Si è già attrezzato. Ragazzi, professionalità. Quella più scomoda hai preso. Se taglia, sì. Se taglia, ce la facciamo. Ne trovi un'altra nel tavolo dietro di te. Ma era simile. Alessandro. No, quella grossa nera. Ah, vabbè, ormai sta adesso cercando di togliere la linguetta nella confezione. Me ne è arrivato uno dall'America che era molto meno pieno. Questo da dove arriva? Esatto, si sa. Dove arriva? Questo arriva da... Adesso facciamo stra pubblicità, nel senso. Porca. Vabbè, nel senso. Non c'è niente. Se ne frega. Da Discoteca Laziale, che è un posto che c'è nel Lazio. Sì, esatto, che loro scommetterei nel Lazio. Non so perché. Come fai a saperlo? Adesso ci sarà questa lotta tra me e il cartone. Vediamo se riusciamo a tirarlo fuori. Speriamo, dai. Sì, effettivamente conviene comprarli fisicamente, secondo me. Ho deciso, taglio anche il cartone. Infatti io stavo dicendo, no, vabbè, ma... Ma pensavo che di là ci fosse... Ah, ma proprio così, brutalmente? Eh sì, dai, spezziamo un po'. Sarà contento Universal che stracciamo lì. Vabbè, tanto poi lo ricicliamo. No, allora vi spiego perché ho comprato questo disco. Allora, questo disco avrei avuto la possibilità di comprarlo molto meno. Solo con... Scusa, posso dire una cosa? Di qua c'è il taglio. Guarda, se tu tagli qua... Ha ragione. Praticamente questo disco avrei avuto la possibilità di comprarlo a meno. Solo che ai tempi dissi, ma sì, ma cavolo, me ne frega, lo comprerò poi, eccetera, eccetera. E poi la prima stampa ha iniziato a girare a 150 euro. Quella peppa. Esatto, quindi prendere sempre le cose. Quindi questo è un vinile? Questo è un vinile. Attenzione. Dei Verdena. Wow. Ah, i Verdena, che io non ascolto assolutamente. Esatto, ma penso che siamo in pochi. Che figo. E niente, adesso siccome è uscito il disco nuovo che non mi piace,
hanno ristampato anche tutti quelli vecchi. Scusa, possiamo fare una cosa? Ho sempre desiderato fare. C'è qualcos'altro dentro? Non lo so. Non mi sembra, controlla. No? Buttiamo. Sempre desiderato. Era questo? Allora, quindi potevo comprarlo a meno. L'ho fatto solo per avere, per vedere la faccia di disappunto di Alice. Allora potevi tirarglielo fuori. No, no, perché ci sono un po' di strumentazione. Esatto, poi distruggiamo tutto. Annoto. Annoto. Niente, quindi li hanno ristampati tutti e non a prezzi proprio. Ma scusa, ma aspetta, dice... quindi questo CD, cioè questo disco... Non è quello uscito adesso. No, ma vale, okay. Cioè, costava 150 euro? Quello originale, penso, sì, penso anche di più in, adesso. All'epoca? All'epoca? O adesso? Adesso credo anche di più. Ma davvero? Sì, se vuoi andare a vedere... Dopo vi faccio vedere dove andare a vedere. Ma scusa, ma... il valore dei dischi. Questo che, di che anno è questo disco? Questo disco è degli anni... 2011, quindi esattamente 11 anni fa è uscito. Scusa, nel 2011, quindi loro fanno dei vinili. Cioè, loro dicono... Cioè, nonostante l'evoluzione che c'è nella, nella musica, nella produzione musicale, loro decidono comunque di fare un vinile. Sì, tra le altre cose... no, ma in realtà adesso tutti stampano i vinili perché comunque, diciamo, è ritornata di moda la produzione. Figo. No, è ritornato di moda, quindi se ne vendono tanti. Addirittura ho sentito che in Inghilterra forse hanno superato... Mi diceva qualcuno che in Inghilterra hanno superato... la vendita dei giochi della PlayStation. La peppa. Sì, è vero che là c'è un'altra cultura, è pinco palla, però anche qua in Italia comunque adesso tutti stampano vinili. Cioè banalmente anche Sfera Ebbasta c'è, cioè, sì, il vinile. Sì, sì, sì. Infatti per quello io l'altro giorno quando ti ho chiesto se hai fatto il vinile era una battuta. No, ma no, fino a un certo però punto. No, ci sta, ci sta. E quindi loro, diciamo che c'è questo brutto vezzo, diciamo, di band, che non è colpa loro ovviamente, ma delle case produttrici, secondo me, di comunque di non pubblicarne tantissimi. Anche questa è un'edizione limitata. Ok. Infatti, beh, loro abbassano l'offerta per aumentare il allora, prezzo. Di queste ce ne sono solo 999. E quindi poi... perché hanno 1000. Bravo, esatto. Però diciamo di un gruppo che poi fa, dei sol- fa due sold out di fila all'Alcatraz, quindi un gruppo che vende tanto. C'è questo malvezzo di fare appunto di produrne pochi e questo purtroppo alimenta il mercato della... E no, aumenta il prezzo, beh, chiaramente. Esatto. Perché esatto. Tu dici, vabbè, sì, quanti sì. Lo vogliono? In 10.000? Ok, ne facciamo 1.000. Esatto, questo la trovo una cosa un po' brutta e quindi vabbè. Questo l'ho preso perché comunque quando uscì ai tempi, un po' perché ero ragazzo, mi sembrava una cosa. Adesso non è proprio un gruppo che ascolto tantissimo. Ma però... posso vederli in faccia? Si possono vedere in faccia se li apriamo? Sì, tra le altre cose aprendolo l'ho anche rovinato. Veramente? Sì, giuro. Allora, vediamo. Ecco qua. Sono... è un gatefold. Quando si apre così si chiamano dischi gatefold. E... gatefold? Esatto. E, ma c'è un motivo? No. No. Quando sono apribili, diciamo, che non ne sono... Ah, perché gli altri sono quelli che sono imbustati, tipo che c'è... Ce n'è solo uno. Quando sono due si apre la copertina, si chiama gatefold. Okay. E come vedete qua, vabbè, ci sono tutte una serie di foto. Vediamo, un po' aspetta. Abbastanza da pazzi. E niente, la cosa figa è questa. Adesso vi faccio vedere. Disco coi testi. Eccoli qua. Ah, sono loro? Ok, sì. Ma sono italiani? Sì, sono di Bergamo, sono di Albino. Io diciamo ci sono cresciuto insieme perché quando loro sono usciti con il primo disco, Verdena, erano, penso, loro 18enni e io 12enne. Ah. Quindi ho fatto proprio tutta l'evoluzione dei loro dischi, da quando sono partiti ad adesso. Primo fan proprio. Ma che genere hanno, primo... England? Allora, quando loro sono partiti British, col primo no, disco, England. Diciamo che erano abbastanza i Verdena italiani. E i Verdena, i Nirvana italiani. Ok. E poi hanno avuto un'evoluzione, e tant'è che questo disco loro dicono di essersi ispirati ai Beach Boys, perché c'ha molte venature pop, un po' psichedeliche, un po' molto particolare come disco, nel senso che sono tante canzoni, un doppio, quindi fai un po' fatica. Quante canzoni sono? Ah, c'è qua dietro. Qua, no, ti... sono 15 canzoni. Mm. Sono, no, di più. Sono 27 canzoni. 27. Ah, tante. Tante.
per produrre 27 canzoni, che lavoro devi fare, raga? Eh sì, no, ma infatti non è che fanno uscire tanti dischi, nel senso, adesso è uscito quello nuovo, mi sembra che dall'ultimo fossero passati 7 anni. Quindi non hanno quella roba di far uscire per forza a tutti i costi, in continuazione roba. Il disco, la cosa figa è che il disco è di questo colore bellissimo. Che bello, no, Anche Olsi faceva i vinili sempre così. Chi? Olsi, la mia cantante preferita. Io sempre, mi sono sempre piaciuti un sacco i vinili così. Sì, Olsi, che se vedete sono... anche carino, perché fa mood. Vediamo. Posso? Io sono molto curioso. E in realtà li hanno stampati tutti, e questo è l'unico che ha un colore decente. Gli altri non mi piacevano, infatti non li ho comprati, al di là del prezzo che non volevo spendere tantissimo. Però questo, l'azzurro della copertina, mi sembrava una roba abbastanza carina. Gli altri aveva dei colori un po' tipo il nero col viola, robe un po' strane. Comunque, fighissimo. Io, cioè, tipo, da ignorante magari del... Sì, adesso non so, magari... Lo prendo perché è azzurro. Esatto, esatto, ma in realtà... Questa cosa di marketing funziona. Esatto, in realtà ci sono tante band che magari fanno uscire dello stesso disco copie diverse con vinili di colori diversi, in 100 copie l'uno, 100 copie l'altro, e i veri fan scatenati, diciamo, si comprano tutte. Sì, esatto. Pazzesco. Cioè, c'è gente che ha 50-60 dischi delle stesse band, fondamentalmente. Madonna. Cioè, io non so se ce la farei. No, anche del mio cantante preferito. Cioè, no, ma perché comunque poi quelle edizioni lì costano sempre tanto, sono difficili da reperire, quindi... Ma tu hai tanti vinili a casa? Sì, questo penso che sia. Cioè, non tantissimi, però questo siamo già su 230-240 vinili. Quindi avrai anche un lettore. Non tantissimi. Non tantissimo. No, però il ragazzo che era venuto l'altra volta in puntata, Marco, ne aveva 8.000. Quindi neanche io conosco gente che ha 15.000. Ma dove li tieni 8.000 vinili? Tu dove ce li hai? Cioè, tipo una libreria fatta apposta, sì, una camera fatta apposta? Sì, no, una cosa banalissima dell'IKEA, dove tengo appunto i miei vinili e... Ma poi li ascolti? Sì, anche prima di venire qua ne stavo ascoltando uno. Cioè, tu ti metti là sulla poltrona e metti sul vinile e ascolti? Allora, non sono ancora attrezzato con poltrona e aria relax. E sigaro, diciamo, tipo, sei. Però... Whisky. Esatto. Sì, c'è chi abbina i dischi ai vini addirittura. Vedi. Sì. No, non ho ancora un'area così, devo sistemare camera adesso. E niente, però... Però sì, li ascolto, dai, quando sono a casa tendo ad ascoltare i vinili. Poi ci vuole sempre tempo, perché comunque bisogna... E beh, devi mettere lì, non so, metti quell'ora. Cioè, questo ci metterò 3 anni a sentirlo tutto, con tutte le canzoni che 27 ci sono. 27 canzoni. Esatto. Poi non penso che siano 27 canzoni da 2 minuti e mezzo, come si usa... No, ma infatti quando sono usciti, so che Universal comunque era molto scettica. Molto scettica del fatto di far uscire un doppio con così tante canzoni in un'epoca dove, appunto, come dite voi, c'è la gente che guarda le canzoni di 30 secondi su TikTok. Sì, onestamente. Cioè, adesso con TikTok forse è ancora peggio, però già, cioè, sono anche su Spotify, io vedo gli ultimi pezzi, cioè vedo canzoni da 2 minuti e mezzo, anni fa era impensabile. Ma comunque anch'io, venendo dall'hardcore punk, quando ero ragazzino, le canzoni che duravano di più duravano 2-3 minuti. Quando sentivo i pezzi delle Zeppelin dicevo, ma che cazzo è questa roba? Cioè, 7 minuti, 8 minuti. Poi dopo sono cresciuto e ho capito che era meglio. No, io sempre, invece no, io non ho mai... Perché io il punk in realtà l'ho vissuto forse dopo, io sono partito col rock. E quindi, cioè, November Rain, la versione originale, dura 8 minuti. Però sì, io quando l'ascoltavo, cioè, ma poteva durare anche altri 8. Ma ci sono quelle canzoni... Tipo anche che durano un botto e dici, vabbè, cioè quella me l'ascolto tutta. Cioè. Però diciamo che anche appunto per il punk, l'hardcore punk, esprimere un concetto in un minuto non è proprio una cosa facile. Sì, è che adesso non è che si esprimano concetti filosofici. No, beh, la maggior parte delle canzoni. Però tipo Salmo, che è uno che scrive testi che a me piacciono, nonostante lui abbia delle uscite a volte...
Vabbè, l'uscita peggiore di Salmo è l'ultima canzone che ha fatto, che è improponibile. Cos'è che ha fatto? Viola con Fedez. Viola, cioè penso che sia proprio la, sì, la, l'ho sentita, il punto più basso, sì, della, sì, storia, sì, della, sì, musica. Anche veramente? Sì, sì, sì. Cosa? No, adesso è sapere, anche raga. Cioè Salmo è... penso di, cioè non sono, stiamo riuscito, stiamo andando a ruota libera questo programma. Sì, non sono riuscito a finirla io quella canzone. No, ma sai cos'è il concetto? Ma che di cosa non... parla? No, ma al di là di quello, cioè credo che sia proprio prodotta male, nel senso... E mi stupisco perché comunque ci sono dei miei amici che fanno generi simili e comunque le canzoni sono, sono meglio prodotte, nonostante non abbiano i mezzi che hanno... Ma lui di solito produce... cioè, la produzione a me piacciono le sue. Sì, tra, no, l'altro solito... anche, tra l'altro lui arriva dal... non so se dal rock o dal metal. No, dal, anche lui dal, dal punk, dalla, sì, dal punk. Sì, 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 sì. Beh, comunque ha una... cioè ha un background diversificato, non so, magari, sì, rispetto, però a... purtroppo mi sono reso conto che spesso e volentieri, come dicevamo l'altra volta, alla fine ti rimangono nel cuore quelli che muoiono giovani, ma perché poi non vedi questa trasposizione di loro da, da vecchi. Ah, tu dici... cioè temo che anche Salmo purtroppo con, sì, l'andare dell'età, beh, non sta a me a giudicarlo, però... ah, però per, beh, questa cosa la vedo con Vasco. Perso, questa cosa la vedo con Vasco. Cioè, Vasco, io... si poteva smettere vent'anni fa. No, ma ragazzi, Vasco, io quando andavo... io ho ascoltato... io penso che ho fatto i più concerti di Vasco. Cioè, tra tutti avrò fatto 4-5 concerti di Vasco. Ok. Ma le... magari ci saremmo anche visti. Ma adesso, il più bello è stato a Imola. L'Anniken Jamming Festival, dove lui era... la, ovviamente la, la punta della, della serata, però le, cioè, gli ultimi album, cioè, non si possono, non dico non si possono anche sentire anche loro, tra però, le altre cose, la prima volta che li ho visti in Verdena erano all'Anniken Jamming Festival, io lavoravo di notte, quindi praticamente ho dormito 3 ore per vedere, per svegliarmi e andarmeli a vedere, a vedere. Beh, lì è un bel, non ho clima, capito molto, devo essere sincero. Lì è un bel clima, però. Ho fatto presenza, ma... sì, ero lì a... tanto non pagavo, quindi però... no, ma quindi avete dato sta delusione di Salmo, raga, ma... sì, oh, secondo, sì, me, ma guarda, ti dirò, anche il, gli stessi Verdena nell'ultimo album, pur che loro sono bravi a fare musica, eccetera, eccetera, sono bravi. Un po' secondo me hanno perso un attimo un po', ma, di, ma tu parli di vena creativa, ecco. Ok, quindi non parli solo di testi, in generale anche di in, produzione. In generale, sì, anche, anche proprio a livello di musica, anche a livello di musica. Mm. Va bene, no, adesso vado a casa triste dopo questo. Tra le altre cose, prima tu hai citato i Guns N' Roses, uno dei concerti più noiosi che abbia mai visto. Sì, dove? A Firenze Rock. Io ho visto Chinese Democracy alla Sago, okay, quando è uscito quel disco e non c'era, e non c'era Slash, c'era un altro. Sì, allora non è stato uno dei concerti più belli della mia vita, però vabbè, io sono andato perché, cioè, per me è Guns N' Roses, cioè io volevo fare Slash da piccolo, volevo essere Slash, capito? No, vedi il concetto di prima, che comunque loro fanno 3 ore di concerto dove alla fine si potrebbe riassumere in 1 ora e mezza, in... cioè non c'è. Io, per come sono cresciuto io, è quello che dicevo prima, nel senso concetti veloci e via. Ma adesso non so quanto durano i concerti, adesso non durano 2 ore? Sì, sì, sì. Un paio d'ore. Sì, un paio d'ore, un'ora e mezza. Sì. No, mi stupisce quando magari, cioè, se penso a un concerto dei, per dire, i Maneskin che sono sulla cresta dell'onda, faranno anche delle cover, perché loro non è che hanno una produzione. Sì, ma infatti mi aveva raccontato un mio amico che un gruppo americano, gli Off californiani, che fanno hardcore punk appunto, quando sono venuti per la prima volta al Magnolia, che loro avevano solo un disco, il concerto è durato tipo 20 minuti. Veramente? Allora hanno ripetuto da capo il... ma i Maneskin, dici? No, questo gruppo americano, gli Off. Quindi hanno fatto 20 minuti, c'è, e poi tutti bis, bis, bis. Allora, vabbè, lo rifacciamo tutto da capo. Altri 20 minuti. Vabbè, dai, 40-45 minuti ci sta. Tra le altre cose, è uscito il nuovo disco degli Off. Molto bello, quindi andatelo ad ascoltare. Off. Se vi piace un O-F-F. Po'. Off. OFF col punto esclamativo. Punto esclamativo. Senti, ma tu quindi a casa hai un lettore vinili? Sì. È ufficiale questa cosa? Esatto. Sì, okay. Non sono... allora, se la Valletta, a casa... se la Valletta può... guarda come mi ha già capito al volo. Al volo mi ha capito. Vabbè, d'altra parte abbiamo fatto un programma insieme, abbiamo... non dica per niente. Non far vedere. Abbiamo una Valletta. Ho mezzo visto. Abbiamo una Valletta. Allora, adesso noi ti diamo... grazie, Valletta.
Una valletta, come possiamo vedere, in tema con il rap che gira di, esatto, questi tempi. Mi è sembrato, esatto, un po' Assassin's Creed. Esatto. Tipo, so se... Allora, adesso noi ti passiamo questi che ovviamente sono dei vinili, ok? Questo è un vinile, no, non diciamo cazzate, c'è anche scritto, guarda, puoi leggerlo. Questo è un vinile. Ok, puoi farlo vedere anche, quindi questo è per dire che noi non diciamo bugie a Fluidità. Esatto. Okay. Questo è un altro vinile e anche qua c'è scritto, leggi cosa c'è scritto. Questo è un altro vinile. Benissimo. E poi abbiamo questo che è un altro vinile ancora. Another one, come quando, okay, vado in Inghilterra e chiedo un'altra sera. Se non ci credete, comunque sono vinili, c'è scritto, non possiamo dire che non lo siano. E fino a qua siamo d'accordo. Ho visto anche un mezzo colore in questo, forse. Ma non è importante il colore, non lo spoilerare, ma non è quello, okay, il punto. Adesso noi vogliamo capire quanto tu sei bravo a mettere i vinili nella tua vita. Okay. Visto che ne hai un parecchi, un po', sì, 200, più di 200, sì, sì, insomma, sì, sì, li devo lanciare come cosa, tipo, e adesso vado a prendere il resto dell'attrezzatura. Adesso il nostro valletto si accingerà. Ora divento valletto, quindi mi tolgo le vesti da presentatore e metto le vesti di valletto. Alla fine il rispettiamo il Me Too, cioè prima, esatto, c'era la donna, adesso c'è anche il passo da speaker a valletto è un attimo. Ah, ecco, quella roba lì, infatti, mi chiedevo prima cosa volevi fare. Non era per fare la lotta. Stavamo pensando anche a una lotta greco-romana oppure, sì, samurai, ma no, poi abbiamo cambiato idea. E quindi ora vediamo se tu riuscirai a mettere quei vinili a posto. Intanto, sì, mentre io faccio questo gioco, faccio fare una cosa a lui. In che senso? Perché avevo detto che i testi non avevano senso, quindi adesso mentre io faccio questo gioco lui legge i testi. Non vogliamo concentrarci su entrambe le cose. Ah, ok. Non vogliamo fare, sì, no, sì, non voglio rubare tempo perché c'era gente che aveva un appuntamento. Allora, no, infatti facciamo questa cosa, poi penso che il tempo è finito, regia. Abbiamo tempo di fare questo giochino? Sì, 2 minuti. Sì, 2 minuti. Ok, no, tira giù il vinile, se no non ti vedono. Oh, tu ti, okay, devi spostare. Fabio, prova a tenerglielo tu il... Ok, allora, decidiamo una distanza. Aspetta che sto... Grazie Comune di Cinisello per averci chiesto di fare questo programma. Okay. Allora, sposto l'attrezzatura perché, esatto, non vogliamo fare cazzate. Gli passerò poi. Direi che ci siamo, no? Sì, ma spostalo, ecco, ma tiro là. Okay. Allora, secondo me ci sta così. Ci sta. Allora, quando sei pronto. Aspetta, no? Come preferisci? Io come sei più comodo. Vai. Vado? Vai. Non sono bravo. Quasi. Uno deve. Uno, almeno uno. Ci siamo quasi. Niente, siamo, raga. Quasi. Non è, cioè, posso provare io? Dai, prova te. Sono un pessimo DJ. Allora, è l'emozione della diretta, ragazzi. Vai. Intanto che siamo, non è facile. Intanto stiamo tipo spaccando il tavolo. Wow! Fabio, se vuoi provare tu. Questi scambi qui clandestini. Denver non ce la fa. Però c'è del... E al secondo tentativo. Però c'era un po' del baro, Sì. Lo vuoi riprovare? L'abbiamo fatto da più vicino. Faglielo riprovare da più vicino. Non vogliamo. Non vogliamo avere ospiti insoddisfatti noi qua. Basta. Vai via tu. Lo useremo per picchiarci. Cioè. Sì, questo mi piace. Beh, comunque. A parte il fatto che abbiamo capito che non sembravo DJ, ma questo, vabbè, poco importa, perché tanto l'importante è la tua passione per la musica e quella... Questo comunque lo regaliamo come premio per Fluidi di testa. Dopo rubo giù il mocio e ce l'attacco, così, lo uso per pulire. Vabbè, mi sa che il tempo è finito. È finito, ragazzi. No. È finito, sì. Quando arrivano, sì, gli ospiti, ci vola via sempre un attimo. E quando ci si diverte. Quando ci si dura diverte. Dura sempre poco. Guarda.
Va bene, Ale, grazie per essere stato con noi. Va bene, dai, spero che... Ma si sa il giorno? Possiate... Sì, sarà lunedì. Lunedì. Okay. Spero che possiate essere ospiti. Ma volentieri, volentierissimo. Molto volentieri. Volentierissimo. Molto volentieri. Sappiamo già anche l'ora, no? Sì, avevo detto... 19.20. 19.20. Bravo. Potrebbe essere lunedì una... al Ternico nella Madonna. Ah, giusto, ogni due settimane, cioè una perché settimana sì, una settimana no. Perché alla fine, di essendo il più grande di tutti, ho una punta di Alzheimer, meno male che c'è la gente come Alice che mi ricorda dove abito, come sono mi chiamo. Sono everyone segretaria. Brava, brava. Va bene, grazie per essere stato con noi, Ale, e aspettiamo con ansia l'inizio del tuo nuovo programma. Yes. E quando ci ospiterai verremo ospiti molto volentieri. Va bene, ragazzi. Grazie ragazzi, grazie Alice, grazie Elena, grazie Valletta, grazie, grazie regia. Ci vediamo settimana prossima. Venerdì ore 19. Confermato, yes, confermato. Ciao, l'accendiamo.